Nella giornata di oggi le 32 associazioni del progetto Rebeldia hanno adottato una forma di rivendicazione di battaglia civile che in questo momento è adottata in tutto il mondo, quella dell'uso delle tende per acquistare, diciamo, visibilità e per mandare un segnale di presenza alla città, ma anche per simboleggiare il carattere nomade e precario che hanno in questo momento le associazioni del progetto Rebeldia, perché da fine febbraio, dopo aver lasciato volontariamente in base a un accordo con il comune lo spazio di via Cesare Battisti, sono rimaste prive di una sede e a tutt'oggi sono tali. Da mesi chiedevamo al comune un incontro per riattivare il percorso che portasse al rispetto dei patti in base ai quali eravamo usciti da via Cesare Battisti e all'assegnazione dei locali di via Andrea Pisano. Siamo poi saliti in delegazione su e abbiamo avuto un incontro con i capigruppo dei partiti del Consiglio Comunale che, diciamo, segna il primo passaggio importante di questa giornata, cioè tutti i capigruppo all'unanimità riconoscono il diritto all'interlocuzione del progetto Rebeldia, riconoscono il valore dell'esperienza del progetto Rebeldia e chiedono al sindaco di riceverci. Il sindaco ha risposto in Consiglio Comunale, detto che fino a quel momento aveva evitato di rispondere al progetto Rebeldia perché riteneva provocatorie le decine e decine di richieste di incontro che abbiamo inoltrato in questi mesi. Ogni giorno abbiamo mandato una lettera con richiesta di incontro al sindaco e ha detto che avrebbe dovuto valutare tempi, forme e modi in cui ci avrebbe incontrato. A quel punto abbiamo chiesto con insistenza di avere un incontro, abbiamo parlato con il vice sindaco Ghezzi che ha persuaso il sindaco a riceverci. Si è discusso di varie cose, in principalmente due: se l'impegno assunto dai quattro enti, quindi oltre al comune, provincia, università e diritto allo studio, nella conferenza dei servizi del 26 gennaio scorso, che ha portato il progetto poi a uscire da via Cesare Battisti, fosse ancora in piedi. Noi sinceramente non capiamo perché non dovrebbe esserlo, visto che ci sono delibere di tutti gli organi. Comunque il sindaco ha chiesto di poter fare nuovamente una verifica nella conferenza università territorio e contestualmente ha detto di voler nuovamente valutare la possibilità di procedere o meno all'assegnazione diretta dal punto di vista tecnico. Ricordiamo anche da questo punto di vista che l'assegnazione diretta è assolutamente possibile, legittima, legale, è praticata ogni giorno in tutte le città italiane, Pisa compresa. Anche questo mese si sono avute varie assegnazioni dirette a realtà associative, quindi è stato fissato un nuovo incontro che dovrebbe avvenire o il 7 o il 9 dicembre e la richiesta da parte dei rappresentanti del progetto Rebeldia è stata quella di avere una risposta definitiva e di chiudere la partita sull'assegnazione diretta di via Andrea Pisano entro Natale. Crediamo che la condizione di difficoltà in cui sono state abbandonate associazioni come Emergency, LIPU, Africa Insieme, Fratelli dell'Uomo, Comitato Studentil Giordano Oliva, Greenpeace e tante ancora che compongono il progetto Rebeldia sia incredibile, sia assolutamente priva di precedenti in questa città. Oggi siamo costretti a riunirci in un circolo che ci ospita a San Giusto, il circolo Balalaika, in condizioni di forte disagio. Crediamo invece che la città abbia bisogno di una forte ripresa del lavoro delle associazioni e abbia anche bisogno di uno spazio aggregativo e sociale sano, come è sempre stato quello del progetto Rebeldia, che può costituire una risposta anche al modello, diciamo, di consumo giovanile omologante del divertimento serale che invece il centro cittadino offre, con tutte le problematiche che la cronaca quotidiana ci offre.